Esattamente una settimana fa, ai nostri microfoni, i residenti di Carrara hanno denunciato la pericolosità del tratto di Via Flaminia, teatro di numerosi incidenti, gravi e meno gravi. Un punto molto pericoloso per i ciclisti, i pedoni, che hanno difficoltà anche ad attraversare la strada a causa della forte velocità, ma anche per gli stessi automobilisti di zona che lanciano un appello all'amministrazione al fine di trovare una soluzione. Richiesta che oggi è arrivata agli uffici della viabilità del Comune di Fano. Come stiamo facendo per Rosciano, in collaborazione con la provincia che ha progettato un intervento di moderazione della velocità all'altezza circa della Chiesa Vecchia di Rosciano, dove anche lì è avvenuto un grosso incidente poco prima, cofinanzieremo il comune insieme alla provincia, come dicevo, un intervento in quella porzione della Flaminia. Faremo anche per Carrara, ma mi sento di dire anche per altre frazioni lungo la Flaminia. Anche Cucurano ha dei problemi di velocità delle automobili e sono avvenuti degli incidenti. Quindi insieme alla provincia attiveremo questa collaborazione di progettazione e quindi poi anche di realizzazione di altri interventi lungo la Flaminia. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo per Rosciano, lo faremo anche per la strada provinciale all'altezza di Fenile, quindi richiederemo subito un incontro con la provincia per iniziare questo percorso per risolvere i problemi di velocità in queste frazioni.